Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, in comunione con quanti pregano con noi anche attraverso Padre Pio TV, chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni, mentre il re Antioco percorreva le regioni settentrionali, sentì che c'era in Persia la città di Elimaide, famosa per ricchezza, argento e oro, che c'era un tempio ricchissimo, dove si trovavano armature d'oro, corazze e armi, lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re macedone che aveva regnato per primo sui greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di disperderla, ma non vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi. Egli fu messo in fuga e dovette ritirarsi con grande tristezza e tornare a Babilonia. Venne poi un messaggero in Persia ad annunziargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda. Lisia si era mosso con un esercito tra i più agguerriti, ma era stato messo in fuga dai nemici, i quali si erano rinforzati con armi e truppe e ingenti spoglie. Tolte alle truppe che avevano sconfitto, e inoltre avevano demolito l'abominio da lui innalzato sull'altare a Gerusalemme. Avevano cinto d'alte mura come prima il santuario di Bet-Sur, che era una sua città. Il re, sentendo queste notizie, rimase sbigottito e, scosso terribilmente, si mise a letto e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Chiamò tutti i suoi nemici e disse loro: «Se ne va il sonno dai miei occhi e l'animo
è oppresso dai dispiaceri. Ho detto in cuor mio, in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto. Io che ero così fortunato e ben voluto sul mio trono. Ora mi ricordo dei mali che ho commesso a Gerusalemme, portando via tutti gli arredi d'oro e d'argento che vi si trovavano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di tale cose mi colpiscono questi mali. Ed ecco, muoio nella più profonda tristezza in paese straniero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esalterò, Signore, per la tua salvezza. Esalterò, Signore, per la tua salvezza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Annuncerò tutte le tue meraviglie. Gioirò ed esulterò in te, canterò inni al tuo nome, o Altissimo. Esalterò, Signore, per la tua salvezza. Mentre i miei nemici tornano indietro, davanti a te inciampano e scompaiono. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio. Il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. Esalterò, Signore, per la tua salvezza. Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato. Nella rete che hanno nascosto si impiglia il loro piede. Perché il misero non sarà mai dimenticato. La speranza dei poveri non sarà mai delusa. Esalterò, Signore, per la tua salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. Gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli.
Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutte e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutte e sette l'hanno avuto in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni farisei, alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgergli alcuna parola. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, cancelli nostri. Alleluia. Fratelli e sorelle, l'anno liturgico va verso il suo compimento. Domani festa di Cristo Re, è la domenica che chiude l'anno liturgico e certamente ci fa vedere un altro anno che è passato, per riprenderlo ovviamente ancora di nuovo e camminare sempre nella vita, soprattutto nella vita di fede, attraverso le celebrazioni, la celebrazione del mistero di Cristo che domenica per domenica e quotidianamente noi viviamo attraverso la celebrazione eucaristica. Senza dubbio un altro anno che finisce ci permette di percepire il tempo che passa, la vita che passa e quindi lo scorrere del tempo e delle stagioni. Considerando appunto che la nostra vita certamente va verso una conclusione, la vita terrena. Ma la parola di Dio, proprio in ragione di questo, vuole orientare la nostra riflessione non tanto verso la fine della vita, ma verso il fine. E cioè questa nostra vita, sebbene finisca, dove compirà la sua pienezza? Dove arriverà finalmente nella realtà del suo fine? Ebbene, il Vangelo di oggi ci parla della risurrezione. Ce ne parla non tanto in termini esplicativi quanto piuttosto polemici. I sadducei non credevano nella risurrezione. Era una setta al tempo di Gesù che effettivamente non credeva nella risurrezione dei morti e quindi di conseguenza fa questa domanda a Gesù in ragione di questa donna che ha avuto sette mariti, quasi a rendere anche la riflessione sulle realtà ultime, sulla vita eterna, in modo così banale. Ebbene, Gesù fa capire che la vita eterna è tutt'altra cosa che la vita terrena e di conseguenza ci fa considerare il fine della nostra esistenza appunto in quella realtà eterna verso la quale siamo incamminati. Senza dubbio la vita terrena finirà, ma si aprirà per sempre alla dimensione eterna di Dio. Ecco, sono considerazioni che forse nemmeno noi facciamo spesso, o comunque in una società come quella di oggi cerchiamo di tenere da parte. Non ci interessa forse dove andremo a finire, ci interessa piuttosto di vivere bene l'attimo presente, la realtà terrena,
e quindi di conseguenza cercare con tutte le nostre forze di gratificare l'esistenza e il cammino su questa terra. Quasi però a pensare che se c'è una vita eterna, un po' come i Sadducei, vorremmo che fosse il prolungamento un po' di questa vita, o se vogliamo anche la possibilità di vedere questa stessa vita risolta in tutti quei problemi materiali. Gesù invece ci dice che la vita eterna non è questione di prendere moglie e marito, non è questione forse nemmeno di mangiare e bere. Sostanzialmente la vita terrena è la realtà dove noi costruiamo quotidianamente il nostro futuro, ma la vita eterna sarà un salto in una realtà, in una dimensione che appartiene a Dio e quindi che vivremo in una pienezza di comunione con Lui, dove le necessità terrene evidentemente non esisteranno più, esisterà solo quello che Dio è e quello che Dio ci comunica nella sua eternità. Nella predicazione, possiamo dire più antica, spesso le realtà ultime, e cioè la vita eterna, la risurrezione, la morte, il giudizio, erano gli argomenti su cui si rifletteva, ma non certo per incutere timore o per pensare in maniera così deprimente che questa vita finisce. No, è un modo giustamente di riflettere su queste cose per vivere ancora meglio la nostra esistenza, sapendo che su questa vita terrena certamente abbiamo bisogno di tante cose e Dio nella sua provvidenza ci viene anche incontro. Siamo chiamati senza dubbio a fare di tutto perché la vita sulla terra possa essere una vita degna delle creature di Dio e dei figli di Dio soprattutto, e quindi vivere e costruire una società sempre più giusta, solidale, nella pace. Perché poi, anche se tante cose finiscono, certamente non finisce l'anelito innanzitutto e il desiderio di questa vita eterna che ci portiamo nel cuore come una memoria per la quale sentiamo davvero il desiderio che tutto possa sfociare in una eterna vita, in una beatitudine eterna, in una felicità eterna. Ma è già qui che noi fondiamo quei valori che non passeranno, quelle realtà che non finiranno, perché è vero che la morte sarà la conclusione di questa esperienza terrena come lo è stato per Gesù. Ma c'è qualcosa che non finisce, e cioè quell'amore con il quale abbiamo saputo vivere questa vita in rapporto a Dio e in rapporto ai fratelli. E quell'amore che riempirà la nostra esistenza per sempre, perché sarà l'eternità, perché sarà questa realtà d'amore che Dio ci ha comunicato e che noi riceviamo come dono, che non finirà nemmeno con la morte. Giustamente San Paolo ci ricorda che la fede finirà, perché giustamente vedremo Dio faccia a faccia, così la speranza di questa vita eterna, quello che resta è la carità. E allora, spronato dall'esempio dei santi, come Padre Pio, come San Francesco, come i tanti santi che hanno vissuto la loro vita terrena nella prospettiva della vita eterna, ma hanno vissuto intensamente questa vita terrena nell'amore verso Dio e verso il prossimo, anche noi, guardando al cielo, camminiamo su questa terra, certi di questa speranza, che siamo chiamati tutti a questa eternità di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù risponde con calma e bontà anche alle domande più astruse dei suoi avversari. Quanto più Dio ascolterà in questo momento le nostre preghiere se ci lasciamo guidare dal suo Spirito.
Preghiamo insieme, diciamo: Signore pietà. La prima lettura anticipa la parabola evangelica del ricco possidente. Mentre intento ad allargare il suo dominio, Antioco è colto da tristezza e malattia mortale. Perché sappiamo evitare i vani progetti suggeriti da una concezione puramente umana della vita, preghiamo. Signore pietà. Perché sull'esempio del salmista riponiamo ogni nostra fiducia e gioia nel Signore della vita, nostro rifugio e nostra liberazione, preghiamo. Signore pietà. Perché la nostra fede nella risurrezione sia salda e ci stimoli a un'autentica santità di vita, preghiamo. Signore pietà. Perché in questo mese di novembre rimanga viva la memoria dei nostri defunti e siano abbondanti i nostri suffragi per loro, preghiamo. Signore pietà. A tutti coloro che riposano in Cristo sia concessa pace eterna e beatitudine piena, preghiamo. Signore pietà. O Dio che tutto puoi, non lasciare senza risposta le nostre suppliche, perché possiamo sempre sperimentare gli interventi della tua potenza e i prodigi del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. La pace. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, partecipare alla comunione, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo.
O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E rendiamo grazie a Dio.